ho pensato davvero questa sera di poter con voi condividere questa figura, di poter dire una parola, balbettare una parola, portare in mezzo a voi certamente non l'esperienza di uno storico, di uno studioso di questa figura, ma semplicemente la storia di un innamorato di questa figura che, come vi dirò tra qualche istante, ha incrociato la mia vita fin dalla tenera età. Io ricordo che i primi scritti di Charles de Foucault li ho cominciati a leggere al seminario minore, ed ero adolescente, avevo 15 anni. E man mano che crescevo, la forza della testimonianza di quest'uomo mi ha sempre molto accompagnato. I santi, quando funzionano, fanno desiderare sempre di vivere una vita molto più intensa, molto più appassionata, molto più profonda. Certe volte noi pensiamo che i santi sono lì semplicemente perché vogliono essere imitati, e imitati significa fare le cose che hanno fatto loro. Ma ad esempio per noi che siamo qui, tranne che per le sorelle, le piccole sorelle di Gesù, che ringrazio dell'umiltà di stare ad ascoltare un profano sul loro fondatore, sulla loro figura di riferimento, in realtà i santi non ci invitano tanto a ripetere le stesse cose, ma a fare come loro hanno fatto, cioè hanno preso sul serio la vita, hanno preso sul serio il Vangelo e hanno tentato di viverlo nella loro vita e dentro la loro esperienza. Che cosa farò questa sera? Non vi racconterò semplicemente la storia di quest'uomo, perché penso che in qualche maniera tutti noi la conosciamo. Prenderò semplicemente alcuni episodi importanti, secondo me significativi, della sua vita, e cercherò di dire ad alta voce quello che secondo me è un pezzettino del bagliore della santità di quest'uomo, qualcosa che possa farci tornare a casa con un senso di gratitudine, ma con un desiderio profondo di vivere la nostra vita in maniera più piena, più profonda, più appassionata. E vorrei iniziare esattamente da questo. Perché io questa sera posso parlare di Charles de Foucault? Perché quando un cristiano, quando un battezzato viene elevato agli onori degli altari, non è più di qualcuno e basta. Non è più semplicemente appartenente a una famiglia, a un'esperienza ecclesiale, non è più semplicemente una persona di parte. Quando una persona diventa santo o santa, è di tutti. E tutti in qualche maniera possono prendere un pezzettino di questa santità e portarlo dentro la propria vita. Certo, le mie questa sera sono semplicemente delle parole. Le persone che seguono il carisma di Charles de Foucault mostrano con la loro vita la santità di quest'uomo, prolungano il profumo della vita di quest'uomo, rendono visibile le intuizioni, l'azione della grazia di Dio che ha operato nella vita di quest'uomo. Ma noi questa sera possiamo parlare ad alta voce di questo santo perché tra qualche ora, in maniera ufficiale, la Chiesa lo proclamerà santo, e quindi ci sta dicendo che è per tutti ed è di tutti Charles de Foucault. A me colpisce molto questa figura, anche se poi la sua storia biografica l'ho scoperta in un secondo momento. Colpisce perché credo che sia un santo di una modernità immensa, pazzesca. Perché sapete, noi viviamo in un momento storico in cui siamo diventati così esperti nel descrivere la nostra vita e nel guardare anche come la nostra vita è imperfetta. Tante volte noi ci impantaniamo perché guardando la nostra storia, guardando quello che ci è accaduto, guardando quello che abbiamo vissuto nel nostro passato fino ad arrivare a oggi, a questo momento, ci domandiamo se è possibile per persone come noi, con la storia che abbiamo noi, almeno desiderare di essere felici, almeno desiderare di incontrare qualcosa di importante dentro la propria esistenza. Cioè, è molto difficile nella nostra testa pensare che una vita che ha avuto incidenti di percorso, contraddizioni, ingiustizie, sofferenze, possa alla fine essere una vita felice. Una vita in cui una persona esprime se stesso, esprime la propria santità. Guardate che questa menzogna ci accompagna molto spesso per la maggior parte della nostra vita, cioè noi passiamo la nostra vita tentando di metterla a posto perché pensiamo che se riusciremo a mettere a posto la nostra vita, allora saremo felici. Se riusciremo ad aggiustare tutti i pezzi rotti della nostra vita, allora potremo andare avanti.
Se riusciremo a spiegare tutte le ingiustizie, le contraddizioni che abbiamo vissuto dentro la nostra vita, allora sì che possiamo farci una domanda vocazionale, che possiamo domandarci verso dove stiamo andando, qual è il motivo per cui siamo venuti al mondo, che cosa dovremmo fare della nostra vita. E questa menzogna in realtà ci fa vivere invece costantemente rivolti al passato. Noi guardiamo quasi in maniera ipnotica il nostro passato, tentando di aggiustarlo, di interpretarlo, di metterlo a posto, di trovare chiavi di lettura, di restaurarlo, di riempirlo, nell'illusione che tutto questo alla fine ci farà cambiare vita, ci farà vivere diversamente. E questa è una menzogna. L'esperienza cristiana ci dice qualcos'altro. C'è un'espressione molto bella di San Paolo, che spero di non forzarla nel suo significato, ma ci aiuta a capire che atteggiamento noi dovremmo avere dentro la nostra vita e a capire perché io sto sottolineando questo aspetto. Dice Paolo: dimentichi del passato e protesi verso il futuro, noi corriamo verso la meta. Che tradotto non significa che dobbiamo dimenticare il nostro passato, ma che a un certo punto non possiamo passare la vita soltanto a parlare del nostro passato. Non possiamo soltanto essere ostaggio di ciò che è accaduto. Dobbiamo domandarci che cosa ne vogliamo fare ora della nostra vita, dove vogliamo andare adesso dentro la nostra vita. Cioè è molto importante essere lanciati in avanti, lanciati verso un futuro e non rimanere ostaggi della nostra storia. Questa mia sottolineatura nasce da un fatto molto semplice. Charles de Foucault non nasce in un contesto semplice, anche se nasce in una famiglia nobile, molto ricca. Siamo nella seconda metà del 1800, 1858, fin dalla tenera età, cioè i primi anni di vita, stiamo parlando di un bambino che ha 5-6 anni, questo bambino vive la cosa più drammatica che un bambino possa vivere, cioè la morte prima della madre e poi del padre. E quindi in tenerissima età questo bambino si ritrova senza il padre e senza la madre. Sì, ha tanti soldi, la sua famiglia ha tanti soldi, ma io credo che non te ne fai molto delle cose quando ti vengono a mancare delle relazioni significative. E questo bambino viene cresciuto da un nonno in postazione militare, viene cresciuto in questo modo e anche lì, fino ad arrivare a 20 anni, a 20 anni morirà anche il nonno, lui si ritrova da solo, con addosso tanti beni, tanti soldi, ma potremmo quasi dire in maniera moderna con una sorta di angoscia, di depressione che attraversa tutta la sua vita. E sapete, quando una persona non sta bene, non è che lo dice in maniera aperta, te ne accorgi da quello che fa. Non riesce a concentrarsi nello studio, non riesce ad essere fedele a qualcosa, è un ragazzo problematico, geniale e ingestibile. È una persona che, pur avendo tante doti, tante capacità, non riesce a splendere a scuola per quello che dovrebbe essere, proprio per la sua intelligenza. Arriva sempre, alla fine, quasi con l'acqua alla gola, a riuscire a fare le cose. E anche quando inizia qualcosa, pensate, a un certo punto comincia la carriera militare e viene congedato con disonore. E poi tenta di nuovo di rientrare lì e comincia una nuova avventura, che è l'avventura di fare l'esploratore, e lo fa benissimo, tanto è vero che riesce non soltanto a esplorare una zona dell'Africa che gli porterà anche un premio molto importante, stiamo parlando di un ragazzo che dai 20 ai 30 anni ha fatto questo fondamentalmente. Ma c'è una nota che attraversa tutta la sua vita, che è un'angoscia, un'infelicità, un'inquietudine, una mancanza, un vuoto che lo tormenta. Se noi ragionassimo così come molto spesso ragioniamo oggi, dovremmo dire: come può una persona che non ha avuto il calore di una madre, di un padre, di una famiglia, di una serenità, della fiducia, che non ha avuto l'esperienza positiva di alcuni rapporti, relazioni, di alcune situazioni particolari, come può un bambino ferito da un trauma, da una sofferenza, a un certo punto venir fuori da tutto questo? Vedete, questa è una domanda molto importante. Essere santi, e laicamente possiamo dire essere felici, che cosa significa? Che dobbiamo prendere sul serio la nostra storia così com'è e accorgerci
che se è vero che il Signore ha permesso che tutto questo accadesse dentro la nostra vita, non lo ha permesso perché noi ne rimanessimo ostaggio, ma perché noi tirassimo fuori da tutta questa esperienza qualcosa di inedito, di nuovo, di mai visto. Ci sono figure di santi che assomigliano sempre a qualcuno. Poi arriva Charles de Foucault, come Francesco d'Assisi e come tante altre persone che potrei nominare nella storia della Chiesa, in cui tu dici mai visto. Cioè trovi che queste persone hanno talmente preso sul serio la loro storia, che è la loro, unica, irripetibile, fatta di luce e di ombre, di cose belle e di cose brutte, di cose che non sono andate nel verso giusto e tante altre cose. Vi dico soltanto questo piccolo dettaglio: ci sono dei momenti nella vita in cui non è un vantaggio essere estremamente intelligenti, perché a volte essere estremamente intelligenti ti mette in una situazione di sofferenza grandissima, perché capisci le cose molto più profondamente e soffri di più. A volte nella vita non è un vantaggio essere empatici, avere sensibilità, perché questo non ti scherma dalla realtà che hai intorno. Forse per essere più tranquilli e sereni noi dovremmo essere un po' più tonti e un po' più superficiali. Andremmo dritti, in maniera forse più scanzonata. Ma le cose che vi ho appena nominato prima sono dei talenti, dei doni che il Signore dà: l'intelligenza, l'empatia, la sensibilità. E uno si domanda: da dove nasce l'intelligenza, da dove nasce l'empatia di una persona, da dove nasce la sua sensibilità? Molto spesso tutte queste cose, e io non mi rimangio quello che sto per dire in questo istante, tutte queste cose, tutti questi talenti sono frutto di ferite. A volte ci sono delle persone che sono costrette a dover diventare più intelligenti degli altri per sopravvivere. Ci sono persone che sviluppano una sensibilità perché hanno talmente tanto sofferto che ormai cercano di prevedere il dolore intorno a sé. Quello che è un dono, in realtà è un dono che nasce a volte dalle nostre storie storte, dalle nostre storie difficili. La bellezza del cristianesimo sta nel fatto che quando Gesù entra nella vita di una persona, non risolve quella persona, la riconcilia, che è una cosa completamente diversa. Noi vorremmo essere risolti, allora ci facciamo seguire spiritualmente pensando che quella persona, quell'esperienza ecclesiale possa risolvere i nostri problemi, oppure andiamo da un terapista pensando che quel terapista, come il Messia, possa risolvere tutti i nostri problemi, oppure cominciamo dei percorsi di riflessione, eccetera, perché noi vogliamo risolverci. E questo significa fondamentalmente che noi non ci accettiamo, non ci piace come siamo, vorremmo essere altre persone. Invece Gesù entra nella vita di una persona e la riconcilia. E riconcilia significa che esternamente questa persona è esattamente come era prima, ma non è più esattamente come era prima, perché è una persona riconciliata. Se prima era a pezzi, lo Spirito Santo, la grazia di Dio dentro di lui la unifica. Avete mai riflettuto? Cito spesso questo aspetto che noi troviamo nella Sacra Scrittura. Dio, per liberare il popolo di Israele, che capite non era proprio una cosa da nulla, l'epopea dell'Esodo è una roba grandissima. Se Dio in qualche maniera doveva cercare qualcuno, certamente doveva cercare qualcuno di affidabile, capace, un leader, una persona carismatica, capace di parlare, di muovere le folle, di battagliare con il faraone. Invece prende un uomo inaffidabile, un assassino, una persona che è stato cresciuto da quelli che erano gli aguzzini del suo popolo, una persona che si porta addosso persino il difetto fisico di balbettare, cioè di non riuscire a parlare correttamente. Ma Dio a Mosè, cioè a questa persona, domanda di andare a liberare il suo popolo. E quando gli dà questo mandato, uno dice: beh, sai, devi andare a parlare con il faraone, questo miracolo te lo faccio, sei balbuziente, ti tolgo la balbuzie. No, non gliela toglie, gliela lascia. Tant'è vero che quel poveretto, per andare a parlare dal faraone, deve portarsi Aronne, il fratello. Il fratello parla al posto suo. Questo è scandaloso, perché noi quando pensiamo a Gesù
Lo pensiamo come uno che entra lì e risolve i problemi. Gesù ti riconcilia, non risolve i problemi, perché tu sei un capolavoro come sei. E questa è la bellezza del Vangelo. L'esperienza dell'amore di Dio è sapere che noi, per essere amati, non dobbiamo essere altre persone, ma esattamente come siamo, con la nostra vita difficile, brutta, contraddittoria, con le nostre ferite, con i nostri difetti, dico qualcosa che può sembrare eretico, con i nostri peccati, perché noi siamo anche questo. Il Signore ci ama. Tu senti di essere amato così? Perché se tu non accogli questo amore così, passi la vita a voler aggiustare la vita. E pensi che questo sia un percorso di vita spirituale e un percorso di vita cristiana. No. La vita cristiana, la vita spirituale è un percorso di riconciliazione, che è accettazione della propria storia. È bello pensare che domenica sarà canonizzata una persona che, come tante altre persone, ha avuto problemi familiari, affettivi, di ogni genere. Una persona che ha avuto una vita disordinata, affettivamente, sessualmente disordinata. Una persona che aveva violenza, capacità a volte di esprimere questa rabbia anche con veemenza. Ecco, una persona così, noi ce la ritroviamo tra poco sugli altari. C'è speranza per tutti, capite? Cioè, la Chiesa ci mette queste persone in alto non perché le ammiriamo, ma perché ci facciano respirare e ci facciano dire: c'è speranza anche per me. Ma c'è un momento preciso, che noi teologicamente chiamiamo il momento della conversione. E anche qui permettetemi di umanizzare molto questo momento e di togliere un certo immaginario teologico che non so se aiuta nella nostra vita concreta, nella nostra vita quotidiana. E cioè, quando noi immaginiamo la conversione, la immaginiamo sempre alla maniera di San Paolo, no? Sulla via di Damasco, questa fantomatica caduta da cavallo, di cui non si parla assolutamente cavalli e cadute, ma certamente c'è una caduta sulla via di Damasco, c'è un incontro forte, appunto traumatico, di Paolo con il Signore. Noi immaginiamo che le persone cambiano la vita da un momento all'altro perché gli è successo qualcosa di straordinario, di eccezionale, per cui tu dici: non posso che cambiare vita da quel momento in poi. Questo che vi ho appena descritto non è la maniera ordinaria attraverso cui il Signore entra nella vita delle persone. Il Signore è libero di agire come vuole e di chiamare a sé le persone anche alla maniera di San Paolo. Ma normalmente la conversione è un'altra cosa. La conversione è un fatto che accade dentro la tua vita e che ti fa dire che quel fatto segna un prima e un dopo. Ad esempio, ti nasce un figlio. Guardate che quel fatto segna un prima e un dopo dentro la tua vita. Muore una persona che ami. Quella morte segna un prima e un dopo dentro la tua vita. Tutte le cose che vi sto descrivendo in realtà sono conversioni, cioè momenti che segnano un prima e un dopo, un cambiamento. Ora, noi non dobbiamo pensare che automaticamente, siccome è successa una cosa che stabilisce il prima e dopo, certamente quella conversione ci farà diventare santi. No, quella conversione, che è un cambiamento importante, può anche rovinarti la vita. Cioè, da quel momento in poi, invece di migliorare, puoi peggiorare la tua vita. Non è detto che, siccome hai incontrato in maniera decisiva il Signore in un fatto specifico che ti è successo, questa cosa magicamente ti rende una persona migliore, perché serve la tua libertà, la tua decisione. Qualcosa del genere, adesso ve lo racconterò nel dettaglio, succede a Charles de Foucault. Ma mi piace dirvi che tante volte il Signore visita la nostra vita e ci mette nella condizione di poterci convertire, perché succedono delle cose che ti costringono a mettere i piedi per terra e ti interrogano e ti dicono: tu, da questo momento, che cosa vuoi fare? Come vuoi vivere? Quale decisione vuoi prendere? E io mi domando: noi siamo abbastanza liberi da poter prendere sul serio questa conversione?
Questa angoscia, questa inquietudine che attraversa la vita di Charles de Foucault e lo fa vivere in maniera caotica, disordinata. A me piace pensare, ma questo è un mio convincimento, leggendo diverse biografie e un po' i suoi scritti, penso che quest'uomo viaggiasse molto, si spostasse molto. Questo è tipico delle persone che non stanno bene, che hanno costantemente bisogno di cambiare, perché se si fermano si manifesta in maniera troppo forte il vuoto e l'angoscia. Il muoversi è un modo per non soccombere. Sapete come entra Dio nella vita di quest'uomo? Attraverso alcune relazioni. Sono relazioni di amici, in particolare penso alla cugina Marie, penso a delle figure che, senza effetti speciali, gli fanno sperimentare una cosa molto semplice: sentirsi voluto bene gratuitamente, senza giudicarlo, senza incasellarlo. Gli danno un'esperienza di amore che man mano lo conduce a prendere sul serio questa battaglia che sta accadendo dentro il suo cuore. Ed è proprio la cugina Marie che gli consiglia di andare a parlare da un sacerdote che all'epoca è un sacerdote molto famoso di Parigi, famoso per la sua santità, famoso per la sua capacità di essere un prete, un uomo che, pur essendo un brillante intellettuale, aveva rinunciato anche, in un certo senso, a una sorta di carriera, in questo modo, per vivere intensamente la sua vita sacerdotale. E l'abbé Houveron, che è il padre spirituale di Charles de Foucault. Ricordatevi che il segreto di Charles de Foucault è questo prete. E quando Charles de Foucault, persona intelligentissima, brillante, uno che non te lo mettevi nel taschino facilmente, va a cercare l'abbé Houveron, perché lo cerca? Perché nella sua superbia dice: io sono molto intelligente, posso parlare soltanto con uno che è molto intelligente. Si va a cercare il migliore sulla piazza, e quando va là è convinto di cominciare con quest'uomo che cosa? Un discorso altissimo, di altissima dottrina, filosofia, di confronto, un percorso, sapete, di quelli in cui uno per mesi e mesi, come Nicodemo, va di notte da questo padre a parlare, a confrontarsi, e poi alla fine magari quest'uomo, con una frase geniale, con un ragionamento che nessun altro uomo avrebbe potuto fare, e soprattutto quei poveretti mediocri di tutti gli altri che non li sanno fare questi discorsi, lo avrebbe cambiato, convertito. E quando va là si trova un prete che, davanti a questa richiesta, gli dice, si metta in ginocchio. E quello dice: ma padre, io non voglio confessarmi. Si metta in ginocchio, e lo fa mettere in ginocchio. E gli dice: mi racconti tutta la sua vita. E Charles de Foucault, come spinto da un'obbedienza interiore per questa richiesta strana di un uomo che non ha proferito parola, che non gli ha detto nulla, gli ha semplicemente detto: mettiti in ginocchio e raccontami la tua vita. Gli racconta la sua vita. E gli racconta dolori e gioie, errori, speranze, desideri, il caos che ha combinato, quello che è successo, quello che ha sofferto, quello che lo attraversa. E dopo che ha finito di parlare, quest'uomo, senza proferire parola, lo guarda e gli dice: io ti assolvo dei tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Lo prende per un gomito, lo trascina in chiesa, lo fa mettere davanti al tabernacolo, lo fa inginocchiare, prende l'Eucaristia, il corpo di Cristo, dice: il corpo di Cristo, amen, gli dà la comunione, dice: questo è tutto il cristianesimo che posso darti io. Un fatto, capite? Non una filosofia, un fatto. Questo prete ha dato a Charles de Foucault l'esperienza di dire: o Dio è un fatto, o Gesù è un'esperienza, o non ti serve a niente Gesù. Noi cristiani non abbiamo consapevolezza che i sacramenti non sono magia e non sono nemmeno abitudine, sono fatti attraverso cui noi tocchiamo la grazia di Dio.
Fatto sta che questo incontro traumatico con un uomo che lo ha messo subito in una posizione di umiltà e che gli ha dato il cuore di tutto il cristianesimo, che è la misericordia e del corpo di Cristo, gli cambia la vita. Scriverà a lui: da quando ho capito che Dio esisteva, non ho potuto che vivere per lui. Era lo stesso uomo che mesi prima, settimane prima, giorni prima di tutto questo pregava a quel Dio in cui non credeva più di esistere, di farsi presente, di rispondergli. Sapete perché questa è una storia importante per noi, per tutti noi? Perché uno dice: io ho bisogno di un ragionamento che mi interpreti tutta la vita e me la salvi. Amici, noi abbiamo bisogno della grazia di Dio, basta. È la grazia di Dio che cambia la nostra vita, non le parole, non i ragionamenti. E finché noi non capiamo che Gesù Cristo non ci serve semplicemente come maestro, come rabbunì, non ci serve semplicemente come taumaturgo, come esorcista, non ci serve semplicemente come uno che moltiplica pani e pesci, che fa effetti straordinari, no, a noi Gesù interessa perché Gesù ci interessa, la sua persona ci interessa. E noi oggi dove facciamo esperienza della persona di Gesù Cristo? Fondamentalmente come cristiani possiamo dire nell'Eucaristia, nella misericordia e nei fratelli. Lì incontriamo la persona di Gesù. È questa persona che cambia la nostra vita. Allora uno dovrebbe dire, e questa è una domanda che faccio a me e a voi, che rapporto abbiamo con la grazia di Dio? Prima non l'ho detto ad alta voce, ma era mia intenzione dirvelo. Che rapporto abbiamo con la nostra vita? Soprattutto con la nostra vita passata. Che rapporto abbiamo con quei momenti decisivi della nostra vita a cui abbiamo dato il nome di conversione? Che rapporto abbiamo con quella grazia di Dio che passa attraverso i sacramenti? Sarebbe bello se questa sera qualcuno di voi dicesse: io credo di non aver capito niente della messa, adesso mi prendo uno dei padri, adesso mi devi far capire che significa questa messa, come si vive questa roba qui, come questa cosa può cambiare la mia vita. Sarebbe bellissimo, eh? Ma qui faccio una domanda, che è una domanda grande. Che cosa succede alla vita di quest'uomo quando questa vita viene toccata dalla grazia di Dio? Quest'uomo prende una decisione di vivere diversamente. E uno potrebbe dire: se incontro Dio, se incontro Gesù dentro la mia vita, incontro qualcosa che illumina la mia esperienza, che mi fa capire quello che devo fare. Ma se vi leggete la vita di Charles de Foucault, capirete che tutta la sua vita è il tentativo di capire la volontà di Dio. E ogni volta che pensa di capirla, il Signore la rimette in discussione. E ancora la rimette in discussione. E possiamo dire che quest'uomo muore senza aver visto fino in fondo a che cosa era chiamato. Solo diversi anni dopo la sua morte qualcuno comincia a raccogliere l'eredità di quest'uomo, che aveva desiderato per tutta la sua vita che qualche fratello e sorella condividessero quella vocazione, quella chiamata, quel carisma. Capiremo che carisma. E anche qui, vedete, non ve la prendete se ci sono dei momenti della vita in cui noi diciamo: ho capito tutto adesso, eh? Quando fate questi pensieri, preoccupatevi, eh? E solitamente immediatamente dopo succede qualcosa che rimette in discussione tutto. Con molta umiltà il Signore ci dà la grazia di vivere ogni giorno, non il mese in avanti. Questo è un atteggiamento pagano, quello di vivere preoccupati, cioè vogliamo capire da qui a un mese, da qui a una settimana, da qui al giorno dopo. Il Signore ci aiuta a vivere oggi, in questo momento, a come farci santi oggi, in questo momento della nostra vita.
non ipoteticamente che cosa avremmo voluto fare della nostra vita, ma quello che possiamo fare oggi, in questo momento. Quando sotto l'invito del suo padre spirituale, Charles de Foucault fa questo viaggio, è un viaggio che lo segnerà moltissimo in Terra Santa, lì intuisce a Nazareth soprattutto, che a quell'epoca era davvero un villaggio sperduto, e davvero forse poteva profumare di quell'assurdo nascondimento in cui il figlio di Dio passa 30 anni della sua vita, passa 30 anni in un posto sconosciuto, in una quotidianità disarmante. Sapete qual è il luogo che più noi temiamo? La normalità, la quotidianità. Noi vogliamo sempre evadere la quotidianità, la normalità. Noi veniamo in chiesa e abbiamo sempre la speranza, quando preghiamo, che succeda qualcosa di speciale, qualcosa di eccezionale. Perché se veniamo ed è tutto normale, non c'è niente che attiri la nostra attenzione, le nostre emozioni, che noia. E Gesù invece passa 30 anni della sua vita nella noia della quotidianità, con la sua famiglia, con un mestiere, con degli amici, con delle persone. 30 anni. Che rapporto abbiamo noi con la nostra quotidianità? Ci siamo riconciliati col presente? O viviamo sempre preoccupati? Ecco, l'atteggiamento opposto. Prima vi ho detto che noi possiamo vivere rivolti al passato, pensando soltanto a quello che ci è successo, ma possiamo vivere anche alienati in avanti, sempre preoccupati di quello che succederà domani. E il presente? E questo momento? Ogni giorno ha la sua pena. Ma fratelli, ogni giorno ha anche la sua grazia. Ma come faremo quando la settimana prossima? Ma non lo sai se ci arrivi la settimana prossima, scusate. Non lo sai. Però hai oggi. E oggi che cosa puoi fare? Oggi. Il Signore non dà mai la grazia di sopportare delle croci ipotetiche. Quando uno si immagina delle cose difficili, viene schiacciato da quel pensiero. Ma io vi assicuro che quando una cosa difficile arriva nella vita di una persona, nel suo presente, in quel momento il Signore gli dà la grazia per sopportare la croce. Non prima, non dopo, ma in quel momento. Siamo misteriosamente sostenuti nel nostro presente, anche quando del nostro presente non ci stiamo capendo niente. Ci sarebbero tante cose da dire sulla vita di Charles de Foucault proprio a questo proposito, ma vi posso assicurare che per anni pensava di aver capito e invece no, pensava di aver trovato un posto e invece no, pensava di aver trovato una formula di vita, una forma in cui santificarsi, ancora no. Che cos'è che lo guida alla fine? Le circostanze. Si lascia portare da quello che succede, da quell'amico, da quella chiamata, da quella richiesta, dai consigli di una guida spirituale che non ha mai fatto il guru e non ha mai risposto alle sue domande, ma ha fatto la guida spirituale perché era colui che faceva a Charles de Foucault le domande giuste, quelle a cui lui doveva rispondere e lui doveva cercare la volontà di Dio. Quest'uomo si limitava, quando si accorgeva che andava fuori binario, a fermarlo. No, non qui, non così, non in questo modo. E per lui è stato un dolore grande quando ha perso questa figura. Ma anche lì il Signore non l'ha lasciato da solo. E lo ha così cambiato che a un certo punto quest'uomo diventa Vangelo. Intuisce che il suo modo di annunciare Gesù è un modo completamente nuovo. Non è più voler convincere gli altri a forza di parole, ma di essere talmente tanto cristiano, che il suo essere talmente tanto cristiano di per sé sarebbe stata l'unica grande testimonianza da offrire al mondo. E
E quest'uomo vive il suo cristianesimo davvero con uno spirito di evangelizzazione immenso, in luoghi dove il cristianesimo non c'era assolutamente e dove quelli che portavano alla religione cristiana venivano confusi come i colonizzatori. Quanto è difficile a quell'epoca essere francesi lì, in quel posto dove lui va. Quanto è difficile essere francesi in Algeria, sapendo che sono i francesi che stanno opprimendo. Allora man mano lui cosa fa? Costruisce rapporti di amicizia, di stima, di fiducia, di gratuità. Ama questa gente fino a scrivere persino un dizionario che mette in ordine la lingua, Tuareg. E quando a un certo punto si ammala, ma si ammala seriamente, è questa gente che ha cura di lui. A un certo punto Charles de Foucault non è più preoccupato, è occupato completamente da quello che c'ha davanti agli occhi, da quello che accade, da quello che succede. Ed è interessante che un uomo così muoia così. Noi ci immagineremmo, ecco, una persona del genere che, sapete come muore? Primo dicembre 1916, bussano alla sua porta, in realtà è un manipolo di briganti, mettono davanti una persona che lui conosceva, apre la porta, lo legano, lo mettono lì, cominciano a saccheggiare casa, sono ladri, sono persone che vanno lì per approfittarsi anche di lui, che tra l'altro è un uomo di carità, un uomo che ha fatto spazio a tutti, sempre. Non c'è bisogno di rubare a quest'uomo, basta chiedere, eppure lo legano lì con le redini dei cammelli e mettono accanto a lui a fare la guardia un ragazzino di 15 anni con un fucile. Da lontano sentono i cavalli di una guarnigione che in realtà stava portando la posta, si spaventano, nel trambusto questo ragazzino inciampa, parte un colpo, ammazza Charles. Muore così, nell'anonimato più totale, senza nemmeno una scena epica di martirio. Ma uno alla San Lorenzo, no? Graticola, messo là, giratemi dall'altro lato, sono già cotto di qua. Almeno uno racconta una storia del genere. Niente. La normalità più disarmante in una morte così. Ma c'è un'espressione meravigliosa di Gesù nel Vangelo. Dice: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se muore, produce molto frutto. Dopo più di un secolo da questi fatti, noi siamo qui a parlare di quest'uomo, il più sconosciuto dei monaci che nel deserto vive una vita di nascondimento, seppellito in un popolo lontano da quello che è il nostro credo, dalla nostra fede, eccetera, fa parlare di sé. Perché? Perché quest'uomo si è sforzato per tutta la sua vita di non soltanto di vivere il Vangelo, ma di diventare egli stesso Vangelo. E non c'è bisogno di cose eccezionali per vivere il Vangelo. C'è bisogno di lasciarsi riconciliare con la propria storia, accogliere i cambiamenti come momenti attraverso cui possiamo prendere delle grandi decisioni, riscoprire che Dio è un fatto, non l'interpretazione di un fatto, è un fatto, lasciarci evangelizzare dai nostri amici, lasciarci condurre dalla quotidianità, capire che anche se la nostra vita non è fatta di cose eroiche, è una vita dove si può consumare l'amore più grande, l'amore più bello, la felicità più profonda, e che in questa disarmante normalità le persone possono farsi santi, trovare una strada di paradiso. Non dobbiamo aspettare un'altra vita, un altro giorno, un'altra famiglia, un'altra vocazione, un altro carattere, un'altra salute. Così come siamo, dove siamo in questo momento, come Charles de Foucault, possiamo domandarci: come posso vivere per te, Signore? Da madre, da padre, da giovane, da anziano, da malato, da prete,
da persona malata psichiatrica, da una persona che si trova in carcere, come posso vivere per te fino a diventare io stesso questo Vangelo, io stesso questa buona notizia. Mi ha sempre molto commosso questa espressione che lui usava. Vedendo me e la mia bontà, possano pensare quanto deve essere buono il padrone di quest'uomo, perché lui è così buono. E così realizzava questa frase del Vangelo che dice: vedano le vostre opere buone e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Sapete perché il nostro mondo non riesce a incontrare Dio? Perché noi abbiamo smesso di mostrarlo. Non dobbiamo chiedere a Dio di mostrarsi al mondo con segni straordinari, ma dobbiamo offrire noi stessi come la maniera attraverso cui Lui può mostrarsi al mondo. È la nostra vita il miracolo che il mondo aspetta. Non ci sono fioretti di storie strane che accompagnano la vita di Charles de Foucault. Una vita che assomiglia alla nostra. Non siamo forse monaci, non siamo forse nel deserto, non siamo in mezzo a musulmani, non ci ritroviamo in situazioni limite. Ma io vi direi, se guardiamo da vicino la nostra vita, quanto deserto c'è dentro la nostra vita, quante volte ci sentiamo soli, quante volte le persone che ci stanno accanto le avvertiamo così lontane, a volte così nemiche, così contro di noi, quante volte sembra che parliamo un'altra lingua, non ci capiamo, quante volte c'è sfiducia. Non c'è bisogno di andare da un'altra parte. Tutto quello che vi ho raccontato lo possiamo ritrovare dentro la nostra vita. Un uomo così si è fatto santo con cose così. C'è speranza per ciascuno di noi, ma serve una cosa, anzi due. Una ce l'ha data Dio ed è suo figlio, che è la mano tesa verso di noi. La seconda cosa che manca è la nostra decisione, che aggrapparci a quella mano. Se questa canonizzazione deve portare frutto, che lo porti in una decisione che tutti noi possiamo prendere davanti alla sua testimonianza. Noi sappiamo che Dio è sempre per noi, è sempre dalla nostra parte, è sempre pronto, come quel padre della parabola del figlio il prodigo, che guarda da lontano il ritorno del figlio. Non dobbiamo convincere Dio ad amarci, Dio è già convinto di amarci. Dobbiamo domandarci perché noi non siamo convinti di rispondere a questo amore. Senza inventarci nulla, riprendendo semplicemente, seriamente la vita che stiamo vivendo in questo momento. È la vita di Nazareth. È la vita in cui Gesù ha passato per 30 anni santificandosi in quella disarmante normalità. Ecco, se qualcuno sta passando un momento difficile, se qualcuno sente angoscia, depressione, se qualcuno ha difficoltà a riconciliarsi con la propria vita, se qualcuno ha desiderio di incontrare Dio come un fatto e non semplicemente come parole vendute da qualcuno, se qualcuno ha bisogno di riprendere in mano il proprio presente, se qualcuno ha desiderio di farsi santo adesso, in questa sua realtà, preghi Charles de Foucault. Il Signore ha messo in cielo un fratello simile perché ognuno di noi possa trovare qualcuno che lo faccia sentire capito, compreso. Noi abbiamo un fratello in cielo a cui possiamo rivolgerci e dire: tu ci sei passato, tu mi puoi capire, tu puoi aiutarmi. Ecco, in questo senso i santi non sono solo lì per farci venir voglia, ma sono anche lì per essere uno strumento, un dialogo. La teologia usa questa parola bellissima, intercessori, che sono quelli che dicono: ti aiuto io. E chi di noi non vorrebbe qualcuno che gli dicesse: ti aiuto io? Ecco, da domenica avremo un uomo che ufficialmente potrà dire ad alta voce: ti aiuto io. Già lo fa,
e lo ha fatto con la vita di tante persone, comprese la sua famiglia carismatica che accompagna da un secolo la storia della Chiesa. Ma è bello che tutti noi adesso possiamo sentire questa sua compagnia e questa sua voce, e con molta fede possiamo rivolgerci a lui e ricevere certamente il suo aiuto. Grazie.